bentornati in questo nuovissimo video vlogmas. E l'ora di pranzo, adesso pranziamo, che qui c'è anche Nicola. Ciao. Ciao. E dopo portiamo le bestie al parco. Ci vediamo dopo che le porto. Rieccoci ritornati, abbiamo portato i cibi al parco, ma ho dimenticato di portarmi la telecamera dietro. Poi li abbiamo riportati a casa. Siamo andati al negozio di cinesi che hanno aperto da poco vicino a casa e mi sono presa il cubo di Rubik a 59 centesimi. Tanto una volta che lo faccio complicato poi non riesco più a... Sì. Non l'ho mai finito di rimetterlo da capo. E per 59 centesimi è un'offerta. Beh, poi ho preso questo da 59 centesimi, questo qua, 1 euro. Salviettina con i conigliettini, che ovviamente ho dovuto leggere inci per 1 euro. Poi è anche scritto contrario, hanno fatto capovolto uno scritto. E questo era il regalo, le tovagliette, 40 tovaglioli a due veli, morbide e resistenti. E adesso mi apro il cubo di Rubik e mi giochiccio un po'. Gioco un po'. Allora, importato da Padova. Made in China, prodotto da Naya Toy Factory, Lixiana No 12-25, Chen Shui Shatou, Guangdong, Cina. Vediamo più tardi. Ciao, eccoci ritornati. Ancora non l'ho finito. Vabbè, non è che facile sia. Nicola è già andato a nanna, quindi ci vediamo domani per un nuovo vlogmas di domenica, come sempre, da lunedì alla domenica, tutti i giorni. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi al canale Studiosi dei Videogame, è questo. E i cibi sono qui che si raccolgono perché stavo giocando alla PlayStation 4. Per questo video è tutto, ci vediamo ai prossimi video, ciao, a domani!